Sì, scusi. Thank you.
No, si deve spostare. Si deve spostare. Ah, davanti. Mettiamo così. A posto. Nulla. Sì. Comodo. Io ho messo sta croce qua in mezzo. I potenti mezzi. Come spiegate? Thank you.
ringraziamo qua Cugno, perché questi sono quelli mandati dal club di Cugno. E allora non quello che fa. Devo ringraziare anche la Presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, che ha subito colto il senso di questa manifestazione e ha inteso che il posto giusto per celebrare questo momento fosse il Campidoglio, quindi un luogo assolutamente iconico, mi viene da dire, anche perché noi sappiamo, abbiamo visto in televisione Capitol Hill. Da dove arriva questo nome della casa dell'amministrazione statunitense? Arriva dal Colle Capitolino, dove oggi ci troviamo e dove sorge questo bellissimo complesso, piazza e edifici progettati da Michelangelo, uno che le idee le aveva. È proprio bello che abbiate accolto questo invito e che oggi siate qua con noi. Quindi io ringrazio di cuore le referenti del progetto, quindi, che hanno lavorato moltissimo, perché esaminare questi lavori è stato un gran lavoro, cioè loro hanno organizzato e poi c'è stata la giuria che ha selezionato. Quindi c'è questo grande
lavoro fatto nell'ambito del Soroptimist, quindi questo è il momento di salute al Soroptimist. Qui abbiamo molte soroptimiste presenti che hanno lavorato per questo evento, hanno lavorato per l'organizzazione del progetto e le saluto tutte, non sto a salutarle nominativamente, mi limito a salutare in particolare Anna Maria Risastia, che è una past president nazionale e che è qui con noi, ma si è seduta nell'ultima fila perché oggi giustamente la giornata è dedicata ai ragazzi. Passo poi a salutare i nostri ospiti, che sono qua con noi perché con noi hanno fatto il percorso per arrivare ad un progetto di questo tipo. Hanno creduto in noi, hanno firmato con il Soroptimist protocollo di intesa, sia il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che qui è rappresentato da Gisella Lancè, e sia l'ANCI, quindi l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono 8.000 comuni che vengono rappresentati da questo organismo, che coordina tutta una serie di attività rispetto ai comuni. E in particolare noi abbiamo qui la dottoressa Luisa Piacentini, la quale è responsabile della parte che riguarda l'istruzione, lo sport, gli edifici scolastici, su cui noi puntiamo molto e riteniamo che i giovani debbano avere il meglio. Io non perdo mai l'occasione per dirlo, perché è da lì che si comincia, proprio per questo chiediamo le loro idee, i loro contenuti. Sappiamo che la realtà non è esattamente così, e proprio per questo mi permetto di dirlo in tutte le circostanze. Poi naturalmente noi ringraziamo la nostra giuria che ha fatto il lavoro di selezione, un lavoro pesantissimo, ve lo posso assicurare, perché i lavori erano tutti belli e non era facile, però devo dire che una giuria molto qualificata ha dato alla fine, per i due vincitori assoluti delle due categorie, ha dato separatamente le stesse valutazioni dei primi classificati. Quindi non c'è stato un imbarazzo di scelta, erano tutti belli ma due svettavano. E dopodiché anche per le menzioni c'è stata molta concordia e molto affiatamento tra di loro. Quindi vi presento l'architetto Massimo Nori, che è qui al mio fianco e che veramente ci ha dedicato tanto tempo, tanto impegno, togliendolo ai suoi lavori internazionali che porta avanti per il suo studio progetto CMR, che è uno studio importante di Milano che fa progettazione per tutto il mondo. E quindi due soroptimisti, una storica dell'arte, Valeria Villa, che oggi non è con noi, e una docente di ingegneria ambientale che vedo là, che è Donatella Cagnani, che è una nostra socia, hanno lavorato a preselezione. Quindi tre anime molto diverse tra di loro. Un uomo che l'architettura la pratica quotidianamente, una storica abituata a occuparsi di urbanistica, quindi con l'occhio alla storia dell'arte ma anche all'urbanistica, e un ingegnere ambientale, perché non poteva mancare un ingegnere ambientale. Quindi io ringrazio di cuore anche la giuria che ha lavorato tantissimo per arrivare a questo punto e auguro buon lavoro a tutti per questa giornata. Perché è fondata su quelli che sono i valori della sostenibilità e dell'Agenda 2030. La scuola è un luogo importantissimo per far emergere le vostre passioni, per far crescere la vostra formazione e quindi la vostra creatività. Sono felicissima che questo evento si faccia a Roma e che sia il frutto di un protocollo importante tra ANCI, il Ministero dell'Istruzione e Soroptimist, che ringrazio per il lavoro fattivo e la professionalità con il quale è stato fatto. Un saluto a tutti e buon lavoro.
questione del merito, vorrei dare la parola alla dottoressa Langer, che qui oggi rappresenta la dottoressa Palumbo, che non è potuta essere presente. Dottoressa Palumbo è capo dipartimento dell'istruzione presso il Ministero dell'Istruzione del Merito e avrebbe tutto voluto essere più oggi, perché oltre ad essere in carica per tutto quello che riguarda i ragazzi presenti e i loro insegnanti nonché dirigenti, è veramente interessata a questi progetti che sviluppano un concetto dell'ambiente assolutamente attento e partecipe soprattutto. Quindi sono qui per dirvi che da parte del Ministero dell'Istruzione c'è senz'altro interesse a continuare un'analisi di questi progetti che potremo oggi sentire, infatti ci sono venuti anche per prendere appunti e riferire, e sono tutti progetti bellissimi, perché sono creativi, sono fatti da noi e sono frutto di una altissima collaborazione. Dietro questa iniziativa oggi ci sono migliaia di persone, perché c'è Soroptimist con tutte le radici nei vari comuni. Quindi la presenza oggi di un rappresentante dell'ANCI è significativa, perché riconosce la capitalità territoriale di queste iniziative e soprattutto quella capacità di creare comunità educate, che è l'aspetto vitale per qualsiasi iniziativa che si sviluppa nel territorio e nel mondo scolastico. Se si guarda rapidamente la rivista che è stata predisposta per oggi, e consiglio ai ragazzi di guardarla attentamente, si vede il campo largo di questa associazione, che è un'associazione a matrice internazionale, e soprattutto tutti gli elementi che anche noi, nelle nostre situazioni scolastiche, portiamo avanti, dalla legge 2030 allo sviluppo sostenibile, ma soprattutto la capacità di creare nuove idee e creare protagonisti, e qui oggi ne abbiamo un bel po' e sono proprio contenta di vedere tanti studenti, protagonisti che sono quelli che poi prenderanno in carico il nuovo modo di concepire le città, il nuovo modo di fare scuola e il nuovo modo di creare ambienti collaborativi e belli, perché se non c'è bellezza, ricordiamocelo, non c'è piacere di vivere situazioni di varia natura. Quindi ringrazio moltissimo la Presidente che si è messa nelle retrovie. La Presidente con la quale eravamo entrati in contatto, e garantisco che la dottoressa Palumbo, che è anche un marito architetto, avrei veramente gradito essere presente oggi qui, ma senz'altro saranno occasioni di future collaborazioni. E spero proprio che nelle prossime tornate, diciamo così, nelle prossime edizioni di questa organizzazione, si riesca a fare qualcosa di più con il Ministero dell'Istruzione. Ringrazio comunque tutti i ragazzi presenti, ovviamente, ma i loro insegnanti. Vorrei vedere, se alzate gentilmente la mano, capire quanti sono gli insegnanti, capire quanti sono i dirigenti scolastici presenti. Se non c'è un buon dirigente scolastico, per tornare nella scuola come collega. Abbiamo persino dirigente di un ufficio scolastico che conosco, che ha lavorato per anni al Ministero, dirigente scolastico, ma ora è venuta a finire in inglese, perché sono più di lingue che italianista certe volte. E appunto è stata proprio una persona che ha collaborato tantissimo all'interno proprio del Ministero, ma soprattutto adesso è dirigente dell'ufficio scolastico di Verona. Quindi la linea completa organizzativa è presente dai ragazzi alla massima efficienza territoriale e nazionale. Ringrazio naturalmente la rappresentante dell'ANCI, perché se non ci fosse una capacità territoriale di tenere anche la scuola, per la quale ovviamente ogni comune ha le sue competenze, non saremmo dove siamo adesso e dove speriamo tanto migliorare. Grazie a tutti. La dottoressa Langer mi ha alzato una batta assolutamente e mi ha sottolineato che avevo fatto una dimenticanza. Sono andata veloce sulla giuria, ma ancora più veloce sul gruppo di lavoro. Non ho salutato, come avrei dovuto, le componenti del gruppo di lavoro, perché, voglio dire, erano quelle che hanno sempre lavorato durante questo periodo, quindi uno. Allora, una delle componenti del gruppo di lavoro, parto dal fondo, visto che hai parlato dal fondo, nel senso che parto, mi aggancio al tuo discorso,
Una delle componenti del gruppo di lavoro è appunto un ex dirigente scolastica che in questo momento non vedo. Dove sei andata? Eccola, la Gianna con la grande, la quale ha creato il tessuto di questo progetto. Quindi, se non ci fosse stata un'organizzazione con una professionalità di questo tipo, assolutamente credo che la presa sulle scuole sarebbe stata molto più difficile, avremmo avuto degli inciampi e non si sarebbe potuti arrivare alla fine in questa maniera. Sottolineo che noi abbiamo coinvolto circa 5.000 studenti in Italia, più di 100 istituti, e quindi è chiaro che con questi numeri non si poteva avere degli inciampi per l'appunto. Quindi grazie Gianna e ringrazio Paola Tascani per me, la regalina del ringrazio, che poi farà la sua relazione. Saluto Linda Schipani, ingegnere ambientale, sì, abbiamo due ingegneri, e Linda Schipani, ingegnere ambientale, la quale è stata, diciamo, la comunicatrice, la media, ma anche l'autrice di questa bellissima locandina di cui mi sono innamorata fin dal primo momento. Quindi lei, oltre che un ingegnere ambientale, è un'artista. Bellissima, ringrazio ovviamente il Ministero dell'Istruzione e la mia associazione, anzi colgo l'occasione per annunciare che lavoreremo prossimamente insieme, ho atteso l'insediamento del nuovo governo, anche perché ci sono delle problematiche importanti per quanto concerne la scuola, soprattutto per quei piccoli comuni che vanno dai 0 ai 5.000 abitanti, forse non riguarda voi, non riguarda i vostri istituti, ma i piccoli comuni fanno fatica a vivere, soprattutto fanno fatica a istruire i loro giovani. Perché? Perché le famiglie lasciano i territori, quindi noi viviamo lo spopolamento dei territori per andare verso la città. La città offre servizi e quindi offre anche un'istruzione migliore. Il lavoro fondamentale di ANCI, in sinergia con il Ministero, dovrà essere proprio questo, quello di capire le linee, le strategie necessarie per quelle aree interne che assolutamente non possono essere abbandonate perché rappresentano i piccoli comuni la dorsale della nostra nazione.
Avete partecipato a un concorso importante, Rigenerazione Umana, anche noi amministratori locali abbiamo avuto a che fare con il PNRR e quindi il bando della rigenerazione urbana. Architetti, ingegneri, geometri, amministratori locali sono scesi in campo per capire in che modo modificare, promuovere, trasformare l'assetto urbano della propria città, del proprio paese, dandogli una dimensione nuova. Voi avete fatto lo stesso con le vostre idee, il vostro ingegno, il vostro pensiero, avete centrato l'obiettivo importante dell'Agenda 2030. Io, oltre ad essere consigliere nazionale ANCI, sono anche membro del Comitato delle Regioni a Bruxelles, che è l'organo di rappresentanza degli enti locali, per cui anche lì si parla di rigenerazione urbana, si parla ovviamente di una serie di aspetti, e quello non meno importante è la rappresentanza di genere. Guardate, non è scontato che le donne facciano parte delle istituzioni, quindi mi rivolgo a voi, dovete scendere in campo, dovete essere orgogliose, dovete sentirvi al pari dei vostri compagni, perché io dico sempre che la donna nelle amministrazioni e nel mondo civile da un punto di vista diverso dove l'uomo non può arrivare, ed insieme possiamo fare cose grandi. Grazie ovviamente ai docenti e ai professori che hanno creduto in loro. Io spero che questo lavoro che avete portato oggi qui, come ha detto la Presidente, 5.000 giovani che si mettono in gioco, quindi questo lavoro dovrà essere patrimonio culturale di noi amministratori locali, perché voi avete in qualche modo pensato come cambiare la vostra città. Il PNR dice proprio questo, prendere anche edifici danneggiati, edifici abbandonati, rimodularli, riportarli sul territorio dandogli un aspetto nuovo e soprattutto creare servizi per la comunità e per i cittadini. E faccio un appello a tutti voi che questo inizio di progetto, che sia un patrimonio culturale quindi per noi amministratori locali di ANCI, ma che possa essere l'inizio di questa giovane assemblea, di questi ragazzi, anche per iniziare un percorso nel mondo degli enti locali, perché i consigli comunali hanno bisogno dei giovani, il punto di vista dei giovani è fondamentale, vi mettete in gioco ed entrate a governare la vostra città. Vi assicuro che è una delle esperienze più belle e straordinarie essere amministratore locale della terra nella quale vivi. E quindi quello che fate oggi, che sia l'inizio di una sensibilità, di un amore, di una passione che possa far crescere in voi anche il desiderio di entrare in quel mondo che è fatto di politica e di amministrazione, ma che è fondamentale per tutte le comunità d'Italia. Grazie. Presidente del
club dell'Aquila e ha avuto delle cariche nazionali importanti ed è un ingegnere che si è occupato tanto di rigenerazione, per fortuna e anche per sfortuna, diciamo, perché viene dall'Aquila e il progetto tecnico nel momento in cui l'Aquila è stata colpita dal terribile terremoto. E quindi vorrei passare direttamente la parola a Paola Dascani. Grazie Serena. In questo intervento tecnico vorrei delineare un po' questo periodo di lavoro che abbiamo fatto e il metodo che ci siamo dati come solo ottimiste. Noi siamo partite dalla proposta della nostra presidente nazionale, Giovanna Guercio, che nell'ambito della città che vorrei aveva individuato un obiettivo che era quello del retrofitting dello spazio urbano come incentivatore d'uso, con il coinvolgimento dei ragazzi. Su questo obiettivo abbiamo riflettuto e ringrazio Giovanna per la fiducia che ha riposto in me, per la grande responsabilità e l'onore di guidare questo progetto. Veramente l'ho considerato un momento di grande privilegio. E abbiamo costituito un gruppo di lavoro piccolo, snello, con competenze differenti, con Gianna, che è già in scolastico, con Linda, che ingegnere ambientale, ma come abbiamo avuto modo di dire, lei fa energia per DNA, quindi insomma si occupa di energia da generazioni e quindi è così, è energia fatta da persone. Ringrazio appunto Giovanna per l'onore che ti ha affidato la responsabilità di questo progetto. Tra l'altro Giovanna è socia di Cadere Palme e Linda Stefani che ringrazio infinitamente per l'impareggiabile collaborazione e per aver voluto mettere a disposizione la loro professionalità, ma soprattutto anche la loro amicizia, lavorare in amicizia, in armonia, con la condivisione di valori comuni è un momento di grande arricchimento della loro persona, quindi lo considero un momento di crescita per me stessa di privilegio, poi più lavorare per pensare pensando ai giovani, a figure delle nuove generazioni, è ancora più gratificante. Quindi di questo ringrazio il gruppo, ringrazio Giovanna che mi ha offerto questa opportunità. Per prima cosa abbiamo delineato il percorso prendendo una specifica modalità di coinvolgimento dei giovani, con un approccio diretto al basso, cioè ascoltiamoli, perché i giovani devono essere ascoltati, non possiamo essere noi a pensare cosa loro vogliono, chiediamoli. Se nessuno glielo chiede, se nessuno li ascolta, se nessuno mette in fila le loro idee, probabilmente non centreremo mai il risultato che dobbiamo raggiungere. E allora cerchiamo di coinvolgere in che modo? Ascoltando e cercando di comprendere come i giovani prevedono il loro futuro e quindi una rigenerazione. Il trattino è importante perché è una generazione che riprende il proprio futuro. Ascoltiamo quello che dicono. In che modo? Ecco, tra i ringraziamenti ho dimenticato di ringraziare Linda per aver messo a disposizione, tra l'altro, una sua opera che è questa, al logo, che è il logo del progetto, che personalmente quando me la mostrò all'inizio di questo lavoro comune, disse, ma questo è Calvino, cioè si dice no, sono io che l'ho fatto, non sono Città Invisibili, ti sei ispirata alle Città Invisibili, l'ho trovato bellissimo e quindi è diventato il logo del progetto, grazie al tuo aspetto artistico. Allora noi abbiamo cominciato a considerare che i giovani e le ragazze rappresentano il futuro e sanno lavorare con creatività su come migliorare la qualità della vita e della loro città, vivendola come il loro luogo, la loro città futura, con idee concreti su vari temi chiave, dalla viabilità, alla valorizzazione in mano della città, del suo patrimonio, alla riduzione dell'impatto ambientale. Da queste considerazioni è scaturito il bando. Per le scuole secondarie di primo grado e secondo grado di ITS, che ha visto l'impegno che ha coinvolto, l'accoglimento e l'impegno del professor Ottimista Locali, è stato proposto alle scuole. Tra l'altro, un altro ringraziamento, vorrei l'obbligo di farlo
dalle nostre quattro vicepresidenze nazionali che hanno organizzato un incontro online territoriale, ciascuna con il gruppo di propria competenza, dando a noi, il gruppo di lavoro, l'opportunità di condividere i metodi, di condividere gli obiettivi, di confrontarsi sul bando prima ancora di pubblicarlo. E quindi grazie anche a loro. Ebbene, noi adesso stiamo rivedendo con soddisfazione che stiamo verificando che quello che era un auspicio si sta trasformando in realtà. Molte amministrazioni hanno recepito i bei progetti e ci auguriamo che altre se ne aggiungano, addirittura alcune, non faccio nulla perché qualcuno può dimenticarlo e ho paura di offendere, ma alcuni stanno già realizzando i progetti. Noi abbiamo una chat di generazione dove i club ci chiedono di proseguire l'esperienza, dove dicono ieri il sindaco ha fatto la manifestazione che era pensata con il nostro liceo musicale per la riattivazione di questo spazio di città, ieri è stata fatta questa cosa, oggi abbiamo fatto questo, cioè questa cosa è emozionante, infatti mi sto, sono veramente il bando, dunque, se era vostro l'obiettivo di coinvolgere gli alunni a esprimersi sui loro pensieri, su come loro vorrebbero generare una città, e portando i ragazzi a riflettere, conoscere meglio, analizzare la propria città per proporre interventi a misura delle nuove generazioni. I loro docenti sono stati bravissimi a condurli per mano in questo percorso di educazione civica, perché aprire gli occhi sui loro spazi, su quello che circonda, sui loro desideri, credo che non sia stato un lavoro semplice e vi ringrazio molto perché è un percorso di vera educazione civica, di rapporto con la città. Abbiamo quindi invitato i ragazzi a presentare progetti, un'idea, un desiderio che possa contribuire a portare un cambiamento positivo nel loro luogo di vivere. E li abbiamo invitati a esprimersi come meglio ritenevano. Non abbiamo posto quindi un tema, un video, un sito, un PowerPoint, un giornale, un telegiornale, non è caro in caso. Interviste, cioè fate quello che volete, mandatelo. Noi abbiamo posto dei paletti di tempo per cercare poi di dare una uniformità di valutazione che rispondesse alla nostra griglia di valutazione, quindi, ma erano paletti di errore quinte, diciamo, in backstage, perché in realtà i ragazzi erano liberi, fate quello che volete, esprimetevi come ritenete. Questo secondo me è stato uno dei punti vincenti di questo caso, dell'entusiasmo che ha suscitato. E abbiamo verificato la creatività, l'innovazione e il dialogo tra le generazioni, giovani, associazioni e amministrazioni che mettono in campo rappresenta una linfa vitale preziosa per tutti i territori. Cioè lo stare insieme, interconnettersi, parlare, sentirsi, scambiare le idee, ascoltare questa linfa vitale è veramente una linfa per i territori. E sulla scia degli obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi molte ricordate nelle Nazioni Unite, l'iniziativa si è posta l'obiettivo di promuovere progetti volti a rendere città più inclusive e sostenibili, con l'intento di favorire la crescita delle comunità stimolanti e sicure per i giovani, ma fornendo un'occasione di dialogo e di scambio tra amministrazione e nuove generazioni. E questo scambio con le leggi territoriali che hanno radici profonde nel territorio che operano come anello di protezione, come club e come facilitatore di dialogo, come incontro tra luoghi istituzionali. Ringrazio tutte le nostre presidenti, tutti i nostri club che questo appello hanno raccolto, hanno operato in maniera così straordinariamente proficua. Perché pensiamo che favorire il coinvolgimento, la responsabilità, la responsabilizzazione, la partecipazione dei giovani alla vita del territorio per una città più attenta alle nuove generazioni costituisce
tolta alla luce delle recenti crisi globali, si fa sempre più necessario puntare sui giovani e sullo sviluppo delle loro capacità, coinvolgendoli nella costruzione di un futuro, il loro, che è inclusivo. Questa attenzione passa attraverso il ripensamento e la riqualificazione dei luoghi e dei servizi della città, con l'obiettivo di offrire maggiori opportunità alle nuove generazioni e occasioni di crescita del paese. Queste sono considerazioni del Consiglio Nazionale dei Giovani, che si è imposto il problema di affrontare il problema, la città dei giovani. E noi abbiamo verificato che l'energia dei giovani è essenziale per dare un nuovo impulso allo sviluppo della città e al patrimonio architettonico, ambientale e culturale del nostro paese. Il Sorokins, con la guida discreta, attenta, sapiente della nostra Presidente Giovanna, ha voluto comunque sollecitare una partecipazione attiva dei ragazzi, con i consigli che mai ha fatto mancare nel nostro gruppo di lavoro. Una partecipazione dei ragazzi attiva nella progettazione del futuro, accogliendo con entusiasmo le idee che sono arrivate. A posteriori posso dire che sembra proprio che siano stati i giovani di oggi a scrivere l'agenda 2030, non l'hanno spiegata, la pensano, è dentro di loro. In particolare l'obiettivo 11 delle città e comunità sostenibili, non mi stanno insegnando, sono loro che ce la spiegano, con i loro progetti, con le loro idee e con le loro proposte. La parola d'ordine di tutti i progetti, dei quali parlerà successivamente la parola d'ordine è sostenibilità, declinata nelle sue forme svariate e condita di arte, sport, cultura, smart city, economia circolare, mobilità sostenibile, connessione e condivisione. Ma quello che chiedono i giovani sono i luoghi di aggregazione, sono i momenti di scambio, sono la valorizzazione del loro luogo del cuore, i loro luoghi di aggregazione all'aperto, del recupero, dismessi, chiedono veramente la sostenibilità, chiedono spazi culturali, centri sportivi, valorizzazione del loro rispetto della memoria di come siamo stati dismessi dei luoghi con delle grandi potenzialità che potrebbero essere i luoghi dove riunirsi, dove fare cultura, dove fare musica, dove giocare, dove stare insieme. Spesso questi luoghi sono abbandonati al degrado, loro l'hanno visto, hanno aperto gli occhi sulle realtà che ci circondano e ci propongono soluzioni con la salvaguardia dell'ambiente in tutte le sue forme. I giovani chiedono e propongono i spazi di aggregazione e hanno maggiore sensibilità ambientale ed energetica. La risposta è stata entusiasmante nella bella rivista letta dalla nostra Francesca Pompa. Avete i numeri, 39 città, 16 regioni italiane da nord a sud, isole francese, 103 istituti, 161 classi, 5.000 alunni coinvolti in questo progetto. E molti ci chiedono di ripetere questo progetto, di farlo diventare continuativo, dai territori per rendere 5.000 5.000 studenti che con la sapiente guida dei docenti hanno partecipato alla presentazione dei progetti. Tutti molto interessanti, nessuno escluso, originali e concreti. Tanto che ci stavamo ponendo una domanda, una questione su come far riconoscere tutti, perché è un patrimonio che non può andare disperso. Non tutti potevano leggere, ma tutti sono bellissimi. Perché come valorizziamo? Ci stiamo pensando, portare il nuovo Kindle, c'è da fare ancora da noi, per condividere, perché da questi progetti vengono degli spunti interessantissimi anche da un punto di vista professionale. Non è stato semplice il lavoro della commissione, che ringrazio, composta dal Pietro Roy, da Valeria Villa, sono ottimista di Varese Storia dell'Arte, cioè presenziata, ringrazio da Giovanna, ma mi correrò di poter ritrovare, ringrazio.
ci ha anche rafforzato nell'idea che eravamo sulla giusta via, sulla giusta strada, perché le interpretazioni sono state all'unisono. Vi ringrazio quindi per la loro preziosa collaborazione, ma soprattutto ringrazio i ragazzi, che sono un vero vulcano di idee e di proposte, originali e concrete, creative e visionarie. Visionarie nel senso più bello del termine, della vision, della mente aperta al futuro. Perché senza una visione, senza un sogno, si prospetterebbe un impoverimento della qualità della vita di tutti, a prescindere da tutte le generazioni. E quindi per questo motivo dico soprattutto grazie ragazzi per quello che ci avete regalato. Dedicata alla rigenerazione e da là, se non sono già tutti online, verranno presto messi tutti online, quindi seguite diciamo il nostro sito del Solo Optimist e da qua entrate direttamente nella pagina. Se poi non trovate il QR code, basta che andate nel sito del Solo Optimist nazionale, per www.soloptimist.it, insomma è proprio. E quindi sarà facile condividere, perché un'altra cosa importante che ha detto Gianna è che il nostro progetto, oltre ad essere qua, quindi in Campidoglio, a Roma, che rappresenta la capitale d'Italia, quindi stiamo parlando d'Italia, di tutti noi, e per tutti noi, e oltre ad essere qua, ho perso il culo, e quindi la condivisione potrà avvenire attraverso il sito o intanto potremo anche iniziare ora a condividerne alcuni, ma non prima di aver sentito l'architetto Massimo Roi, che è qua alla mia destra. L'architetto viene da Milano, cioè il suo studio principale si trova a Milano, ma poi, come diceva la nostra presidente nazionale, ce ne sono tanti diffusi un po' nel mondo. Ieri facevamo la conta, appunto abbiamo avuto il piacere di cenare insieme, la conta delle varie stati del mondo, di vari paesi dove ci sono gli studi. Quindi non inizio ad elencarli, perché poi comunque me ne perdere qualcuno, figurato, quindi niente. Immaginatelo così, uomo dappertutto, Massimo Roi, amministratore delegato della società di progettazione integrata Progetto CMR, con all'incirca 200 tra architetti, ingegneri, impiantisti e varie figure professionali per attivare progetti nel mondo, appunto. Ma lui è anche ambasciatore del design italiano nel mondo dal 2017, questo il ministero, è una carica ottenuta dal Ministero degli Affari Esteri, ma lui ci tiene in particolare a sottolineare che è maestro di sci, e poi che è pure un DJ rock, cioè è con lui. Eventualmente diamo qua il nostro tecnico, perché non vorrei attivare gli inni o qualcosa che abbiamo già sentito, quindi datemi un attimo. E niente, prima quando mi sono bloccata volevo dire che la forza del nostro progetto è proprio il fatto che ogni città l'ha sviluppata a livello locale, e a livello locale ne ha parlato con le proprie amministrazioni. Quindi qua c'è un eco che si ripete e che arriva con noi, ma tutte le città che hanno partecipato hanno creato un evento in città con il sindaco, con gli assessori, con i provveditori agli studi. Perfetto, e quindi ecco, questo è appunto il punto di condivisione, il punto che poi non so come era.
si era disperso su tutta l'Italia. E quindi ora la parola alla Pietro Roy. Grazie Linda, buongiorno a tutti, grazie a Solo Ottimista per avermi offerto questa grandissima opportunità. Dopo le parole che ha detto Linda sono in imbarazzo totale, quindi non so se riuscirò a reggere le aspettative, però devo dire che questa opportunità è stata veramente incredibile, e siete tutti ragazzi giovani e in questo momento lo studio è l'elemento fondamentale della nostra vita. Ma io amo dire ai miei studenti, ai ragazzi che lavorano con noi, che io sto studiando per diventare architetto, non lo sono ancora, perché ogni giorno si impara. Io dalla questa opportunità ho imparato tantissimo da voi, ho avuto la possibilità di vedere questi progetti incredibili. È stato un lavoro abbastanza complesso giudicarli, ma guardarli è stato bellissimo, e vedere come voi vedete il mondo, come voi vedete il futuro, è emozionante, e sono veramente emozionato oggi per essere qui con voi. Sono abituato a parlare di solito all'università o in interventi di Italia, ma oggi veramente mi trovo molto, molto, molto emozionato, e si sente anche dalle mie parole. Allora, vi faccio vedere una piccola carrellata di pensieri che ho messo insieme quando mi è stata offerta questa occasione di essere qui con voi a introdurre questo tema. Lo vedete, la città del futuro. Il vostro tema è la rigenerazione città giovane. Città giovane è città, quindi la città che vorrei, citava prima la collega, ma in qualche modo è la città del futuro. Faccio una piccola premessa sulla nostra struttura. Nasciamo come studio architettura, oggi forse non lo siamo più, forse non lo siamo mai stati, siamo una società di progettazione integrata. Questo è un po' il quadro della nostra situazione, occupiamo circa 300 persone, 200 in progetto CMR, gli altri sono delle altre società, tutte fanno progettazione, ma con specifiche caratteristiche a seconda delle competenze specifiche dei temi che andiamo a trattare. Qui c'è un piccolo filmato, un po' rock, come diceva Linda prima, che vi spiega un po' chi è il progetto CMR. Hanno usato una controfigura qua, non so se mi assomiglia molto, ma vi racconta il progetto CMR in 50 secondi. Raccontare il progetto CMR riflettendo sulla pratica, su un certo modo di fare nel corso dell'azione, dando forma al paesaggio fisico e culturale. La ricerca continua e una costante programmazione unite dal movimento, dal dinamismo e dalla prospettiva in avanti. Sarà questa quella che vedremo fra 20, 30 o 50 anni? Non lo so, io sono cresciuto con un film che mi ha impressionato tantissimo, che era Blade Runner, erano inizi degli anni 80, e nei miei viaggi sono stato in una città in Cina che non tutti conoscono, l'ho fatto conoscere anche ai giornalisti della RAI che fecero poi un servizio televisivo, si chiama Chongqing, la città nel centro-ovest della Cina che ha 38 milioni di abitanti. Quando io sono arrivato la prima volta mi sembrava di essere nel nightmare, nel film Blade Runner. Mancavano solo gli oggetti volanti, tutto il resto era uguale. Sono stato più di 20 volte e non ho mai visto il cielo, sempre nebbioline,
smog, piogge, eccetera. Ma sarà così o no? Allora, se noi partiamo dalla nostra storia, dalle nostre città, dai nostri comuni, è tutt'altro. E la vostra visione è quella di chi vive in queste città. Noi viviamo in un museo a cielo aperto, è una cosa incredibile. Tutte le volte che arrivano degli stranieri rimangono attoniti. E noi non ce ne rendiamo conto, passiamo di fianco a dei monumenti costruiti 2000 anni fa. Ed è normale per noi. In un convegno recentemente invitato dall'Ordine degli Architetti e russi prima della guerra a San Pietroburgo, che è una città tra l'altro progettata da architetti italiani, stupenda, un architetto olandese alla domanda quale fosse la caratteristica del suo paese, era che era Amsterdam era un paese bellissimo, una città bellissima perché era una città storica, avevano degli edifici che avevano anche quasi 200 anni. E allora questa domanda, quando mi avevano chiesto cos'era la caratteristica dell'Italia, disse che è bella, è bella, però con questo stimolo dissi, ma io ieri sono passato a Roma, e Roma è una città che cresce in continuo, e il taxista a un certo punto mi ha fatto fare il giro su un edificio tondo, era pieno di archetti. Ma che cos'è questo edificio nuovo che avete costruito? No, non lo so, si chiama Colosseo. È ovvio che era una provocazione, ma all'estero le persone sono orgogliose dei loro paesi, delle loro città, e noi non riusciamo a comprendere quello che abbiamo sotto i nostri occhi e dobbiamo sforzarci maggiormente. E voi l'avete fatto. Vado avanti con queste immagini che sicuramente ci stupiscono, sembra essere, non so, forse in un paese marziano o in uno spazio diverso, ma alla domanda saranno queste le città del futuro, diciamo il vostro pensiero ci ha portato su altri temi. I temi più importanti che avete toccato sono l'ambiente, sono il clima, sono gli spazi pubblici, le attività aggregative, lo sport. Quelli sono gli elementi che ci aiutano a socializzare, che in qualche modo innalzano diciamo, le caratteristiche del territorio e anzi in qualche modo le vorrebbero avere anche più visibili. E questo è un fattore fondamentale, perché riuscire a capire qual è la bellezza del nostro territorio è un elemento determinante che poi possiamo portare anche negli altri paesi, invitare a venire qui le persone dall'estero e guardare al nostro interno. I comuni italiani sono stupendi, ci sono i borghi che purtroppo stanno perdendo la loro vitalità perché i giovani devono andare a cercare opportunità nelle città più ampie. Ieri sera parlavamo, stiamo lavorando nel Sud Italia, in questo momento tantissimo, nella creazione di valore sul territorio. Ieri sera parlavamo, stiamo facendo un'operazione per esempio a Tiriolo, che è l'istmo d'Italia, il paese da dove poi passò il re Italo e da cui prende poi anche il nome della nostra penisola, è il punto più stretto d'Italia, si vedono i due mari, e lì stiamo facendo una sorta di borgo digitale, è uno spazio del vivere, è un vecchio edificio ad uffici, 30.000 metri quadri, abbandonato da qualche anno, e era un luogo di lavoro e noi lo vogliamo trasformare nello spazio del vivere. Non ci saranno solo gli uffici, ci saranno degli spazi per l'innovazione, per la ricerca, per le start-up, per il vivere quotidiano, quindi ci saranno bar, ristoranti, ci sarà un asilo, ci sarà la scuola, l'università, una sala per poter ascoltare la musica, ci saranno delle camere per poter vivere, ci sarà la discoteca, ci saranno altri spazi per la comunità. Ecco, questa è l'evoluzione per riattrarre le persone a vivere nel territorio. In Calabria vivono circa 1.450.000 abitanti, durante il Covid 230.000 sono tornati in Calabria, quindi vuol dire che ci sono 230.000 giovani che per trovare un'opportunità di lavoro sono emigrati.
Ecco, ritroviamo la vitalità di questi posti portando offerte di lavoro. Adesso non voglio tediarvi su questi temi, avete ancora qualche anno per divertirvi prima. Ecco, io qui avevo fatto una proposta, no, non l'ho mai fatta, però l'ho pensata quando avevo la vostra età, poter andare in pensione fino a 60 anni, quindi divertirsi e mettersi a lavorare dopo, è uno studio. Se inizia a lavorare nel momento in cui dovrebbe divertirsi, va bene, farò una vita successiva. Allora adesso vi faccio vedere qualche progetto che abbiamo fatto. Giusto per darvi così una sensazione, se in qualche modo siamo riusciti a trasferire nei nostri progetti i temi che anche voi avete affrontato. Allora, questa immagine mostra la città del futuro, ma non lo so, abbiamo vinto un concorso in Cina, siamo a circa 1500 metri d'altezza, in una zona dove fa qualche metro di neve di solito, quasi al confine con la Corea, nel nord della Cina. Il concorso prevedeva la realizzazione di tre alberghi su un'isola fluviale occupata da un vecchio villaggio di montagna. Quando sono arrivato lì sono rimasto colpito dalla bellezza dei luoghi. Tutti hanno presentato tre torri. Il nostro progetto invece prevede la realizzazione di un albergo diffuso in un villaggio da 12.000 persone. È stato realizzato, se andate sul nostro sito poi lo vedete. Ma senza copiare, diciamo, l'architettura italiana, tutte le volte mi chiedono da italiano di fare gli edifici in stile classico. No, abbiamo analizzato, e questa è una cosa che avete fatto tutti voi nei vostri progetti, la realtà dove si va a progettare, cercando di comprendere la storia, le abitudini, la cultura del luogo e cercando di trasferirle, ma con un'interpretazione in chiave contemporanea, quindi un'architettura di montagna, ma in chiave contemporanea, senza copiare, ma interpretando. Adesso passiamo a un progetto, invece questa è un'immagine evocativa. All'esterno di Hanoi, la capitale del Vietnam, una città di circa 8-9 milioni di abitanti, e anche lì c'è un processo di rigenerazione urbana che è partito qualche anno fa. Ecco, in alcuni paesi esteri dove lavoriamo, e soprattutto nei paesi magari autarchici come Vietnam, la Cina, hanno un modo di procedere diverso dal nostro, ma in qualche caso è molto molto più vantaggioso. Si programma, la programmazione è a 30 anni, poi si pianifica. Pianificazione vuol dire pensare a 10 anni e poi si progetta con un arco temporale di circa 5 anni. Quindi c'è continuità nel percorso che si va a realizzare, mentre qui in Italia spesso ogni cambio politico cambia anche la direzione e soprattutto a livello urbanistico questo è un grosso, grosso problema. Questo progetto mette insieme tre elementi, i collegamenti urbani, la comunità. E poi abbiamo portato anche nel progetto che avete visto prima il tema della città slow, che è un tema nato in Italia, con Petrini negli anni 80, di vivere, diciamo, la città, di vivere la propria esistenza in modo diverso, soprattutto in paesi come quelli asiatici, dove il ritmo è frenetico, questo è un grande vantaggio. Ma sottolineando le caratteristiche tipiche del luogo, qui siamo in una zona periferica della città, in mezzo ai campi, quasi tutti sono campi coltivati a riso, e quindi abbiamo cercato di dare una forte spinta a quello che poteva essere la loro abitudine. Nelle edilizie nuove in questi paesi si vedono solo grattacieli, che può anche essere una risposta, perché la popolazione continua a crescere, il territorio non possiamo più consumarlo, quindi dobbiamo cercare di andare in elevazione per riuscire a mitigare l'impatto. Ma in questo caso avevamo la possibilità, c'era l'opportunità da parte diciamo, di noi progettisti, poi noi l'abbiamo interpretato in questo modo, abbiamo ottenuto anche i permessi per riuscire a realizzarlo, andando a sottolineare le abitudini di Vietnam. In Vietnam, come anche da noi, esiste il tema della casa bottega, cioè c'è la bottega artigianale dove produco un bene
lo metto in vendita lungo la strada e vivo al piano di sopra. Le chiamano shop house e sono delle realtà che vedete in tutte le città. Ecco, noi le abbiamo riproposte nelle città, nei quartieri moderni che stanno realizzando, continuano ad andare in verticale, hanno dimenticato questo passaggio. È quello del borgo, è quello che abbiamo riscoperto dopo il Covid, di poter scegliere andare dal droghiere o andare dal mattaio, a scapito dei centri commerciali che hanno distrutto diciamo, i centri e i borghi di una volta. Ecco, questo tipo di passaggio lo abbiamo portato all'interno di questo progetto, ed è un progetto, ne abbiamo due che hanno queste caratteristiche, che stanno sviluppandosi, che ha trovato grandissimo apprezzamento da parte della popolazione. Vi faccio vedere un altro progetto, che sono e qui, in un progetto che recupera il vecchio macello di Milano, il macello comunale abbandonato da quasi 40 anni, è la realizzazione di una città nella città. Io credo fondamentalmente che le città del futuro debbano essere città policentriche, città che siano autosufficienti, i quartieri alla fine, cioè dei quartieri autosufficienti dove trovi tutte le funzioni, dalla residenza all'opportunità lavorativa, al commercio, ma anche alla sanità, alla scuola. Ecco, piccoli quartieri che sono però ben connessi l'uno con l'altro. Qui siamo un incrocio abbastanza importante nella città di Milano, c'è il passante ferroviario, c'è la metropolitana, c'è la circolazione, c'è l'innesto sulla tangenziale, quindi è un elemento fondamentale la interconnessione urbana. Qui abbiamo sottolineato all'interno, questo è lo stato dei luoghi oggi, sono dilungato troppo, vado più veloce, è quello di riuscire a dare una visione diversa, mantenendo le caratteristiche delle architetture esistenti, preservando alcuni di quei progetti, che poi demolendo il vecchio, perché non è che possiamo conservare tutto, conserviamo lo storico, demoliamo il vecchio, questo è il mio spirito. E questo è il territorio, parliamo di quasi 2 milioni di metri quadri di area territoriale, quindi una dimensione molto molto grande, e vedete anche il cuore di tutto l'intervento, l'abbiamo chiamato Farmtecture, il laboratorio per la produzione agricola all'interno della città, con l'insediamento anche dell'Università di Agricoltura, della Facoltà di Architettura dell'Università di Milano. Le immagini sono evocative, oggi il progetto è in fase di approvazione e quindi ci vorranno almeno 10-15 anni per la sua attuazione, ma spero che possa essere uno spazio urbano con caratteristiche diverse dove anche i cittadini possono in qualche modo rimanere collegati alle origini del territorio. Questo territorio forse 50, no, ma 100 anni fa era sicuramente un territorio agricolo, e quindi riportare una cultura dell'agricoltura all'interno della situazione urbana, pur mantenendo ovviamente la comodità della città, l'interconnessione e la facilità di riuscire a muoversi all'interno della stessa, ma ben connessi. Ecco, l'ultimo progetto che vi faccio vedere, forse per i più giovani e più attrattivo, è un progetto per lo Stato di Milano. E ci sono i news che importante è che anche questo non è un progetto sportivo, è un progetto di rigenerazione urbana. Lo stadio di San Siro è stato costruito negli anni 20, 23, è iniziato, ed era un campo dove pascolavano le pecore. Piano piano la città si è sviluppata e si è impadronita del territorio, ma lasciando una grandissima ferita, secondo me, perché questo è un non luogo. Adesso qui vedete nella foto a fianco c'è un parcheggio, c'è una zona verde, ma non è un verde profondo. Lì c'era un vecchio palazzetto dello sport che negli anni 80 è crollato sotto il peso della neve ed è rimasto sempre uno spazio vuoto. Doveva essere il centro delle attività sportive milanesi e invece è rimasto lo stadio, che viene usato oggi abbastanza frequentemente, perché le squadre di Milano giocano almeno ogni settimana, se non ogni 3-4 giorni, ma per il resto non c'è nulla,
ci sono attività commerciali, non ci sono attività ricreative, non c'è un museo a parte quello delle scuole. Beh, questo era il primo schizzo. Il simbolo dell'intervento è gli anelli. Nella nostra cultura lo scambio dell'anello vuol dire l'unione, e questo doveva essere lo spazio per le due squadre di Milano, e quindi i due anelli, anche perché lo stadio di Milano è fatto da tre anelli, quindi il tema dell'anello poteva ricorrere come elemento fondamentale. Ma anche questo è stato pensato come un impianto per le persone, quindi sempre il tema delle persone, che è caro anche in tutti i vostri progetti. L'edificio viene rivestito con 18.000 piastre in acciaio che riportano il volto dei tifosi. Chiunque può andare, ovviamente a pagamento, e poter comprare la propria immagine da porre sull'edificio. L'edificio è un edificio che vive, perché io sono dell'idea che gli edifici sono come degli organismi viventi e vivono in funzione della presenza delle persone. Ma quando le persone vanno via dagli edifici, perde la vitalità. E allora bisogna dare vitalità all'edificio. Questa facciata si muoverà con la brezza, col vento, e le piastre, vibrando, daranno questa vitalità all'edificio, mantenendolo vivo anche quando non ci saranno i 70.000 spettatori all'interno dello stadio stesso. Qui lo vedete meglio nell'immagine. E poi è un intervento, che dicevo, di rigenerazione urbana. Parco pensile più grande d'Europa, quasi 30.000 metri di verde profondo. Vedete i resti dello stadio di San Siro con una torre, la torre sud-est come memoria, una parte della curva sud, una parte della curva nord, e la tribuna, i primi due anelli della tribuna est vengono ristrutturati per diventare il museo dello sport. E poi all'interno di questo, che è un vero campus sportivo, ben 22 attività ricreative e sportive, oltre a circa 25.000 metri quadri di attività commerciali per riportare la vita all'interno dello spazio, anche quando non ci sono i match. E questo, come speriamo di vedere, lo stadio pieno con le due squadre che giocano un derby, tipo quello che è successo qualche settimana fa, dove una squadra ha nettamente surclassato l'altra, e qui vi faccio vedere il filmato. Questo è il filmato che abbiamo portato al concorso e che ha dato poi i risultati.
siamo arrivati alla fine di questo percorso. Ringrazio per questa attenzione, per farci spiegare le persone che non potete cambiare. E voi l'avete, guardate questa frase di Jane Lattos, che dice: la città hanno la capacità di offrire qualcosa a tutti, solo per te, solo quando sono create da tutti. Grazie di tutto. Soprattutto quando vediamo un progetto del genere ispirato in qualche modo dalla rivalità, ma una rivalità che è costruttiva, non è distruttiva come spesso accade. Lo sport che unisce è l'architettura che lo trasforma in una realtà incredibile. Quindi grazie, e sono sicura che molti di voi si stanno avvicinando a questo livello di progettazione, preso la rivalità. E chi volesse venire a trovarci a Milano? Siamo sempre aperti. Questa settimana, tra l'altro, c'è la settimana dell'architettura a Milano, sono aperti i nostri uffici. Se volete venire a visitarci, gli uffici li avete visti un po' nelle immagini, sono molto rock e sono occupati da tutti i ragazzi giovani come voi e anche meno giovani come me, ma sono sempre vivi, quindi se volete venire è sempre aperta la porta. Grazie. Grazie per questo invito, e se voi non riuscirete a cogliere questo invito in questo periodo, comunque magari lo trasmettiamo anche agli altri club d'Italia che sono un po' più vicini, soprattutto i club di Milano, insomma anche Milano partecipa al nostro concorso, quindi trasmettiamo quanto possiamo, però 162 gradi, 260 gradi. E allora dopo l'intervento di Massimo, che dire, non possiamo che dare la parola ai ragazzi, e quindi vorrei chiamare qua la nostra Presidente nazionale per procedere alla premiazione. Abbiamo questo. Quindi abbiamo deciso insieme di procedere alla premiazione e pian piano presentare i progetti procedendo in ordine di presenza sul podio, ma invito insieme alla Presidente nazionale per consegnare il primo premio e vedere quindi il primo progetto anche la dottoressa Lange del Ministero dell'Istruzione e del Merito, legate da questo importante protocollo. Ci avete dato modo di entrare così facilmente nelle scuole, quindi grazie, prego, si accomodi, dottoressa. E a questo punto lascio la parola alla nostra Presidente nazionale, che si chiamerà sul podio. Allora, noi abbiamo adesso da premiare, è un compito che mi è molto più docile di cuore. Va bene? Ecco qua. Io chiamo la scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo Littardi di Imperia, classe terza B, per consegnare il premio ai primi classificati, primo premio assoluto. Per la loro proposta, centro ricreativo Little Boys, i ragazzi hanno risposto in maniera particolarmente originale e concreta ai requisiti del bando di gara. Il loro telegiornale interattivo presenta in modo chiaro e coinvolgente il centro giovani proposto, che risulta sviluppato nel dettaglio nel riqualificare una zona centrale ma sottoutilizzata della città. Il centro Little Boys propone una soluzione ecosostenibile e mirata all'inclusività, che risponde in maniera puntuale al desiderio di socializzazione, incontro e confronto delle nuove generazioni. Questa è la motivazione del premio,
e quindi io consegno il premio a te, il diploma, e a te il trofeo. Analisi storica
storiche dell'esistente è stata ottimamente articolata e illustrata. Complimenti. E appunto ringraziamo per essere qui, per avere questa opportunità e ringraziamo il professor Optimis e tutta l'istituzione. Realizzare questo progetto ci ha veramente di generazione urbana, ci ha veramente appassionato. E infatti proprio vicino alla nostra scuola c'è un fabbricato che ormai è abbandonato e abbiamo sognato di dargli una nuova vita e questo è a beneficio di tutti gli abitanti del nostro quartiere. Intorno agli anni 60 furono costruiti palazzi e prima
Milazzo la past president nazionale Anna Maria di Saschia. Dov'è? Si è allontanata, oppure le facciamo la facciamo premiare il momento successivo. E allora vorrei chiamare accanto alla presidente nazionale la carissima ingegnere Donatella Cagnani, che ha fatto parte della giuria, e quindi ti aspettiamo qui. Grazie Donatella. La scuola secondaria di primo grado di Milazzo dell'Istituto Comprensivo Garibaldi. Eccoli qua davanti a me. Appunto c'è questa dinamo che tende a trasformare il movimento in elettricità. Poi ovviamente la sera, quando ci sarà buio, l'elettricità verrà trasformata in luce che illuminerà tutto il parco. Troviamo anche una panchina intelligente a forma di barca. Questa è dotata di pannelli solari che ovviamente in modo sostenibile danno la possibilità di ricaricare i propri telefonini o dei propri oggetti tecnologici. E infine c'è una sfera della cultura, così la possiamo chiamare, perché è quindi una sfera che grazie a un QR code permette prendere dei libri come una libreria per poi riportarli, sempre tramite il telefonino. Per questo lavoro abbiamo collaborato tutti e quattro alunni, io e i miei tre compagni, io Federico Cucidi, Ginevra Florio, Carla Sofia Damo e Benedetta Beschi. Ognuno ci ovviamente il mondo è circondato dalla flora e dalla fauna che caratterizza proprio la città di Milazzo. Fantastico, solo voi. Complimenti davvero.
ragazzi bravissimi. La mantina a forma di barca, è composto come Milano. Ora continuiamo con la premiazione, quindi la nostra presidente nazionale, questa volta accompagnata dall'architetto Massimo Roi, e passerà alla prossima menzione. Alla premiazione del primo classificato scuola secondaria.
nazionale che inviterei sul palco Anna Maria Isaschia per questa premiazione accanto alla nostra presidente nazionale. Grazie. Allora, ora premiamo la scuola secondaria dei geometri di Cuneo, la scuola Bianchi Virginio, le classi terza A e terza B, che hanno vinto il primo premio assoluto per le scuole superiori. Consentitemi di usare brevemente questo termine. Adesso proprio passo la parola a mio
compagno Riccardo, che illustrerà la seconda tavola. Buongiorno a tutti. Allora, per la nella seconda tavola abbiamo individuato e riqualificato 5 spazi all'interno di Cuneo, che potete vedere nella mappa in alto a sinistra. Ovviamente abbiamo seguito gli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare, come ho detto precedentemente, l'obiettivo 11, ovvero l'obiettivo di riqualificare gli spazi urbani, rendendoli più inclusivi, accessibili, anche duraturi, ma soprattutto sostenibili. Abbiamo in particolare scelto questi 5 spazi perché possono, diciamo, fare da riferimento in tante altre città, perché sono spazi comuni, come per esempio parchi oppure edifici militari, bagni pubblici che sono presenti in tutte le città e quindi potrebbero essere fatti anche in altre città in tutta Italia. Adesso andiamo nel dettaglio molto velocemente a parlare di questi 5 spazi. In particolare a ognuno abbiamo dato una destinazione. Partiamo dal primo, gli ex bagni municipali, a cui abbiamo dato la destinazione di spazio aggregazione. Questo spazio era adibito ai bagni pubblici per negli anni 20 del Novecento, alle persone che non potevano permettersi un bagno privato. Adesso è uno spazio molto bello, ma degradato, non utilizzato, e quindi noi volevamo adibirlo, diciamo, a uno spazio di aggregazione, quindi sia uno spazio studio con all'interno workshop, sempre con arredi intelligenti, smart. Il secondo spazio invece abbiamo dato una destinazione sostenibile, ovvero il Parco dei Giardini Flesia, che inizialmente era sia un parco zoologico e poi è diventato spazio di aggregazione, ma ultimamente invece, diciamo, anche questo è trascurato, non utilizzato più. E quindi noi vogliamo riqualificarlo creando dei bar, gelateria, sempre arredi smart, panchine per caricare telefoni, e quindi riqualificarlo. Il terzo spazio è la contrada Mondovì, una strada medievale, quindi molto antica, all'interno del centro storico di Cuneo, e quindi è una bella strada. L'unico problema sono le barriere architettoniche, e quindi noi ci siamo, diciamo, riqualificato questo spazio eliminando queste barriere architettoniche, utilizzando dei percorsi per i non vedenti, per i ciechi, e sempre aggiungendo arredi smart. Il quarto spazio è la piazza dell'Esperto delle Uve, questo che al momento è un parcheggio nella parte bassa di Cuneo. Noi vorremmo eliminare questo parcheggio e adibirlo a parco con anche specchi d'acqua, bar, gelaterie, quindi sempre uno spazio di aggregazione, collegandolo con la parte alta, quindi il vero centro di Cuneo, tramite un ascensore panoramico che collega molto velocemente questi due spazi. L'ultimo, il quinto spazio, dedicato allo spazio cultura, gli ex frigoriferi militari, che in passato questi era ovviamente un edificio militare, e al presente ci sono solo più le mura, non c'è più il tetto, quindi è uno spazio degradato, non più utilizzato. E quindi l'abbiamo voluto riqualificare anche questo come spazio aggregazione, quindi con sale studio, anche sale conferenze, e in particolare la continuità del percorso museale del museo che si trova a fianco del Museo Civico di San Francesco, e soprattutto lo spazio studio, perché vicino ci sia una biblioteca che è anche un'università. E volevo anche aggiungere un'ultima cosa, che 3 di questi spazi hanno già anche vinto un altro concorso, ovvero il concorso FIABA, che sono gli spazi ex bagni municipali, la contrada Mondovì e la piazza ex mercato delle Uve, che era un concorso dedicato all'abbattimento delle barriere architettoniche. E adesso passiamo alla terza tavola, al mio compagno Daniele. Grazie della parola. Io vi spiegherò la terza tavola del nostro concorso, che è, diciamo, quella su cui abbiamo lavorato maggiormente. Questa infatti comprende un insieme di riqualificazione dell'area che sia all'interno ma anche all'esterno della scuola elementare che abbiamo compreso nel nostro progetto. Infatti, dato che questo è un programma volto alla riqualificazione di una città partendo dal punto di vista dei giovani, abbiamo svolto delle attività di insegnamento peer-to-peer con i ragazzi delle elementari della scuola Luigi Einaudi. Abbiamo poi chiesto delle loro opinioni, che abbiamo tenuto all'interno della nostra progettazione, e siamo intervenuti con 2 soluzioni progettuali per quanto riguarda il cortile interno alla scuola elementare.
la strada antistante alla facciata d'ingresso principale, con anche qui tre soluzioni che vediamo presenti all'interno della zona centrale a destra della nostra tavola numero 3. E infine abbiamo poi anche riqualificato i giardini che si trovano in un parchetto disposti nella parte avanti, diciamo, davanti alla strada. Siamo intervenuti su quelli che sono, diciamo, gli aspetti principali di una società innovativa, ovvero aspetti dedicati all'incontro e luoghi in cui è possibile parlare e quindi effettuare attività divulgative ma anche di incontro tra le persone. E siamo andati infatti a progettare queste due soluzioni progettuali per quanto riguarda il cortile. Una la potete vedere nella materia generale, nella parte centrale in alto, in cui abbiamo dato, diciamo, un'idea un po' più semplice del nostro cortile, inserendo un nuovo arredo urbano che possa essere conforme allo stato di fatto che è già presente. E la seconda soluzione progettuale, che è quella alla destra, in cui abbiamo tracciato dei nuovi percorsi che sono funzionali quindi alla mappatura delle principali porte e ingressi all'interno del cortile, dando anche qui il nostro tocco da futuri geometri. Le tre soluzioni della strada scolastica sono state riviste attraverso degli arrangiamenti che potessero essere funzionali alla sicurezza stradale e quindi a una sicurezza ulteriore per quanto riguarda i bambini, che sono per l'appunto piccoli, e questo prevedeva l'utilizzo tramite la creazione di nuove barriere come chicane, che sono per l'appunto delle deviazioni che servono per il rallentamento delle auto, quindi incrementando anche il livello di sicurezza stradale. Allargamento dei marciapiedi e poi anche qui un inserimento ulteriore di nuova vegetazione che potesse essere funzionale anche all'abbellimento di tutto il nostro progetto. E infine abbiamo riqualificato quelli che sono i giardini che si trovano nella parte antistante, inserendo anche qui quattro aree fondamentali, che sono aree dedicate allo studio e al riposo, aree fitness e aree svago per i bambini, ma anche qui poi volte a tutte le età, perché infatti l'arredo con cui le abbiamo dotate sono volte a ogni categoria di cittadini. Inclusivi, sì, abbiamo infatti dato un po' questo... Esatto, sì. E ci terrei a ringraziare tutta l'organizzazione che ci ha accolto qui oggi, le nostre due professoresse che ci hanno accompagnati in questo fantastico progetto, e anche la responsabile nazionale, dobbiamo poi recuperare con gli altri delle forme, tutti che anche voi non ve ne andate, facciamo delle foto con mi sono distratta e quindi non ho pensato questo aspetto. Allora, ora consegno la menzione alla scuola superiore Leonardo da Vinci di Aversa, liceo artistico, sezione design, classe 4B. Gianna Colagante, gruppo di lavoro nazionale di questo progetto. Grazie Gianna per essere stata al nostro fianco qua con la presidenza nazionale. Quindi poi e io invece leggo la motivazione per aver presentato in maniera vivace, appassionante e stimolante la progettazione di arredi urbani concepiti in una prospettiva green e sostenibile. A vedere
loro progetto. Quindi, essendo un parco e avendolo diviso in varie zone, non poteva non mancare anche una zona sportiva dedicata ovviamente di attrezzatura e campi sportivi. Poi ci siamo focalizzati soprattutto su un punto molto importante, ovvero un punto di aggregazione. Quindi abbiamo realizzato un'intera zona dedicata soprattutto all'attività del picnic, dove all'interno abbiamo inserito anche il chiosco visto precedentemente, che appunto svolge da punto alla funzione di essere un punto di aggregazione, realizzato con vetri speciali a basse emissioni che sono in grado di ridurre la dispersione termica. In questo modo in estate si avrà l'impressione
di essere comunque in prima linea. Poi al centro abbiamo un pilastro portante, che è anche l'unico dell'intera struttura, che funge appunto da pilastro, e noi lo abbiamo chiamato anche fusto, proprio perché sembra il fusto di un albero, poiché è realizzato interamente in legno ecosostenibile, come sono ecosostenibili anche le sedie e i cavoli all'interno della struttura. Un altro punto molto importante che spesso in progetti urbani non viene considerato sono i servizi igienici. Quindi abbiamo disegnato le intere toilette per dare un look più moderno e ordinato. E un dettaglio particolare di questi bagni sono il loro funzionamento, perché l'acqua degli scarichi di WC possono funzionare attraverso l'uso dell'acqua piovana riciclata inserita in appositi contenitori. E infine ci teniamo a dire che l'intero parco è stato realizzato nei confronti e nel rispetto di tutte le persone, quindi anche quelle affette con disabilità. Microfono. Allora, per aver presentato in maniera coinvolgente una strategia progettuale concreta di rigenerazione urbana, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. Congratulazioni. Il premio è stato consegnato da Paola Dascanio De Rubè, che è la responsabile di questo progetto, quindi è lei che ha tessuto le fila per tutto questo lungo anno insieme alle componenti del gruppo di lavoro. Ci spostiamo per vedere il progetto. Allora, abbiamo la scheda di partecipazione con alcune immagini. Non riusciamo ad accedere al link al video perché è anche un momento. E quindi forse le ragazze dovranno raccontarcelo così come hanno fatto nel video.
Allora, innanzitutto ringrazio tutte le istituzioni che ci hanno accolto oggi, la professoressa Donati per averci dato l'opportunità per partecipare a questo concorso che noi abbiamo accolto con molto entusiasmo. Allora, per realizzare il nostro progetto ci siamo prima soffermati sui modi per rendere la nostra città più sostenibile, la sostenibilità che appunto abbiamo trattato in questo anno di scuola anche nell'ambito dell'educazione civica. Abbiamo deciso di realizzare un video che parla di mattonelle smart. Il nostro progetto si intitola Camminare sulla città sostenibile, perché appunto il nostro video si basa su delle mattonelle smart che producono energia, 7 watt per ogni passo che appunto vi viene fatto sopra. Per realizzare questo video abbiamo scelto una piattaforma online di... Eccolo. Noi studentesse del 4A, indirizzo turismo dell'Istituto di Istruzione Superiore a Medio d'Aosta, abbiamo raccolto la sfida contenuta nell'obiettivo numero 11 dell'Agenda 2030 e immaginato una città sostenibile, sicura e inclusiva, sotto tutti i punti di vista. Mobilità, benessere, tecnologia, gestione dei rifiuti e spazi da vivere, quante idee solamente. Abbiamo però focalizzato la nostra attenzione sul problema energetico e immaginato la produzione di un'energia che non avesse un impatto negativo sull'ambiente, ispirandoci a modelli di città già esistenti. Ma volevamo anche che fosse innovativa, al punto che la sua specificità potesse arrivare all'inclusione delle persone, al punto da costruire un'attrazione turistica. Anche per questo, vorremmo che la nostra proposta fosse presa in seria considerazione dai nostri amministratori. Avete mai pensato che si potesse generare energia camminando? Ebbene sì, questo è possibile, grazie a delle speciali mattonelle capaci di creare elettricità attraverso i gas. Ma com'è possibile ciò? Queste piastrelle intelligenti hanno un funzionamento relativamente semplice. Ogni volta che un pedone vi passa sopra, la mattonella si abbassa e si rialza di qualche millimetro. Grazie alla pressione esercitata sulla superficie del pavimento, vengono messe in moto delle bobine che generano energia elettrica che poi viene magazzinata in apposite batterie a litio e utilizzata in un secondo momento. Ogni passo genera 7 watt ed ecco perché l'utilizzo di questo tipo di pavimentazione si presta ad ogni tipo di luogo, affollato o di passaggio. Qual è il luogo più affollato di Colle Sapone, dove ogni mattina migliaia di ragazzi si legano per andare a scuola? Come si potrebbe impiegare all'interno della nostra scuola tutta questa energia? Ad esempio per i nostri laboratori di informatica o per illuminare le nostre aule. E all'esterno? Per illuminare le strade vicino alla nostra scuola. Infatti, in inverno, quando ci capita di fare dei rientri, alle 5 è già buio. Ma perché limitarci a Colle Sapone? Le piastrelle smart possono essere installate in altri punti strategici della nostra città, per esempio via del Corso Vittorio Emanuele, il centro commerciale Danilone, nei luoghi della mobilità o nelle discoteche. Bisogna ancora dire che un ulteriore punto a favore è dato dal processo di produzione. Le mattonelle vengono infatti realizzate con materiali riciclati. Purtroppo c'è una nota negativa da segnalare ed è un elevato costo, dovuto al fatto che non si ha ancora una produzione industriale che ne contenga i costi. Ma noi crediamo che sia un investimento utile per tutta la città. In questo modo daremo al nostro piccolo un aiuto al pianeta. Passiamo ora a Terni.
visione speciale che vado a consegnarvi è per aver sviluppato concretamente un'idea originale e replicabile in molti contesti per la rigenerazione del patrimonio architettonico urbano. Quindi l'architetto Massimo Roy consegna il trofeo e io vi consegno la targa. Bene. Presidente, la nostra presidente, e anche il nostro professore di comunicazione.
tutti i nostri compagni e tra vicino. Mio è leggermente
presidente c'è un sole, quindi è loro, mentre in quello dell'architetto Roy c'è una luna, quindi è l'argento. E vorrei farvi attenzionare anche la custodia, perché la custodia viene sempre da scampoli di un'industria molto grossa che produce confezioni, e in Kashmir erano dei residenti di Kashmir, e quindi qui la custodia è il primo. Fotografia di gruppo con noi, io ci tengo molto a poterla conservare, quindi chiamo le scuole, cominciamo con Imperia. E poi vorrei aggiungere una cosa, quindi chiamiamo subito Imperia, che non ha avuto il primo premio, e chi ha ricevuto le targhe poi, se si avvicina, possiamo dargli uno scatolino per portare via il premio in modo simile. E quindi invito la commissione, invito anche già nel gruppo di lavoro che sarà presente nelle foto. Thank you.